manifestare con queste due parole quasi istantaneamente, da usare per 21 giorni. Le due parole più potenti quando si tratta di manifestazioni e legge di attrazione. Le due parole che vi porteranno istantaneamente ad allinearvi e a connettervi con le energie universali. Le due parole che vi permetteranno di manifestare qualsiasi cosa mettiate dopo di esse. Questo è ciò che imparerete in questo video. Uso sempre questa tecnica di manifestazione. La uso ogni giorno. Dovreste usarla anche voi ogni giorno. Dovreste usarla nelle vostre visualizzazioni. Dovreste usarla ogni giorno quando parlate, consciamente e inconsciamente. Dovreste caricarlo nel vostro cervello, tanto da farlo diventare parte di voi. In questo video, quindi, lo spiegheremo. Perché queste due parole? Come funziona con il sistema di chakra? Come si attiva? Come si apre? Come si connette? E alla fine di questo video vi spiegheremo anche quali sono i passi pratici che potete iniziare a fare fin da subito, indipendentemente dal vostro obiettivo. Relazione, denaro, salute, nuovo lavoro. Potete manifestare tutto usando queste due parole. Innanzitutto voglio che comprendiate come funzionano i principi di manifestazione. La manifestazione si basa sulle credenze. Dovete capire che ciò che spesso sentite dire «devo vederlo per crederci» è molto controproducente per voi. Vi impedisce di manifestare i vostri sogni. Quello che voglio incoraggiarvi a fare è aprire la vostra mente e abbracciare il contrario. Devi crederci nella tua mente e poi lo vedrai nel tuo mondo fisico. Le informazioni contenute in questo video aumenteranno davvero i vostri poteri di manifestazione. Allora, cosa sono queste due parole? Le due parole sono «Io sono». Ora, probabilmente starete pensando «Oh, io sono? Ho sentito bene? Perché io sono? Come funziona?» La prima cosa da capire è che io sono è il suono più vicino a quello di Om. Che cos'è l'Om? Probabilmente avete sentito parlare di alcune religioni come l'induismo e il buddismo, giusto? Esse fanno questo canto, il canto dell'Om. Cosa c'è di così speciale nel canto dell'Om? Utilizza l'esatta frequenza dell'universo. Qual è ora il collegamento tra il canto Om e le parole Io Sono con cui possiamo manifestare tutto ciò che vogliamo? Dovete capire questo. Quando dite Om, attivate la vibrazione dei vostri chakra. Chi conosce i chakra sa che questo è il vostro centro energetico. I tre chakra inferiori, il chakra sacrale, il plesso solare, il chakra della radice, tutto ha sede qui. È il vostro centro energetico. Quando lo attivate, perché i vostri poteri di manifestazione sono qui, quel suono, quella risonanza, apre i tre chakra inferiori, apre il chakra del cuore, fino al chakra della gola, fino alla testa. Sentite scuotere tutta la testa quando pronunciate Om. Questo apre il vostro sistema di chakra e permette alle vostre energie di liberarsi e di connettersi con l'energia universale. L'energia dell'universo ha lo stesso tono, vibrazione e frequenza. Ogni volta che diciamo io sono, vediamo un tipo di vibrazione molto simile e questo ci aiuta a connetterci meglio e più da vicino con l'universo e le energie collettive. Un principio d'oro della manifestazione è il seguente: non manifestiamo ciò che vogliamo. Non manifestiamo ciò che vogliamo. Manifestiamo ciò che siamo. Che cosa significa? Per tutti coloro che si prefiggono delle intenzioni o che scrivono un diario o un'agenda o che scrivono un copione di ciò che vogliono manifestare nella loro vita e scrivono «voglio questo, voglio quello, voglio manifestare il mio nuovo amore, questa casa, questa macchina». La frase «voglio»
cosa significa? Sta dicendo non ce l'ho. Vedete, questa è l'energia che sta prendendo. Quando dite voglio qualcosa o ho bisogno di qualcosa, state dicendo non ho quella cosa. Quindi, ogni volta che scrivete o dite la vostra manifestazione, cosa dovete sempre fare? Dovete sempre scrivere e dire sono ricco, sono sano, sono ricco, sono amabile, sono pieno d'amore, sono amato, giusto? Sto vivendo la mia vita migliore. Sono tutto ciò che volete manifestare cambiando queste due parole. Numero 1. Entrerà in risonanza con il suono e la vibrazione io sono dell'universo. Più la pronunciate, più vi allineate con l'universo. In secondo luogo, quando dite io sono, dite a ogni frequenza vibrazionale, segnale e cellula del vostro corpo che avete già ciò che desiderate. E quando questo accade, indovinate un po'? Perché l'universo è come un riflesso, l'universo è come uno specchio. Perché vede che voi siete e lo sente bene e forte perché siete connessi con quel suono e quella vibrazione. E indovinate cosa succede? L'universo vi dà sempre una risposta. Parliamo della nostra sfida di 21 giorni per la manifestazione. Voglio darvi alcuni esercizi da fare per i prossimi 21 giorni. Vorrei che ricordaste questa pratica nei prossimi 21 giorni e che se la eseguite e manifestate il vostro miracolo, cosa molto probabile nei prossimi 21 giorni, tornaste su questo video e mi scriveste un commento per condividere ciò che avete manifestato. Primo, potete condividere le vostre vittorie con altre persone, il che significa che potete anche fare un passo avanti e aiutare altre persone a raggiungere i loro obiettivi, perché qui potrebbero esserci dei neofiti nella legge di attrazione. Ma allo stesso tempo, questa è la vostra buona azione e il vostro buon karma che state mettendo in circolazione per poterlo trasmettere, in modo che l'energia continui a passare. Ok, qual è la pratica? Voglio che facciate questa pratica ogni mattina e ogni sera. Per prima cosa dovete sapere quali sono i vostri obiettivi. Che si tratti di una relazione, dell'amore della vostra vita, della salute, della forma fisica, del denaro, di un nuovo lavoro, di una nuova carriera, di un aumento di stipendio, qualunque cosa sia. Ok, prima di tutto dovete sapere qual è. Quindi il primo compito è definire obiettivi molto chiari. Per la pratica dovete dedicare 7 minuti due volte al giorno, al mattino e alla sera, e fare un po' di scripting. Una volta che sapete qual è il vostro obiettivo, quello che voglio che facciate è il seguente. La prima cosa da fare al mattino quando vi svegliate è prendere carta e penna. Per questa pratica avrete bisogno di un diario o di un quaderno. Assicurarvi di impegnarvi una volta al mattino e una volta alla sera per soli 7 minuti. Poi scrivete delle frasi io sono a seconda di ciò che volete. Diciamo per esempio che volete manifestare il denaro. Allora scrivete quanto segue. Sono ricco, sono benestante, sono in possesso di molteplici flussi di reddito passivo. Ho un'attività che serve molte persone, ha un grande impatto e fa guadagnare molti soldi. Voglio che scriviate per 7 minuti il maggior numero possibile di affermazioni io sono. La vostra pagina si riempirà parecchio. Ora alcuni di voi penseranno, è un sacco di lavoro, vero? È un sacco di lavoro. Scrivere per 7 minuti è molto tempo. La mia domanda è, quanto volete questo obiettivo? Vale la pena di dedicare 14 minuti al giorno per i prossimi 21 giorni? E se lo è, non perdete nulla a provarci. Quindi perché non dovreste farlo? Fatemi sapere nei commenti qui sotto se ci state. Scrivetemi che ci sto, ok? Se partecipate a questa sfida, fatevi sentire, proviamo! Mettiamo alla prova la tecnica di manifestazione vera e propria, giusto? Quando lo scrivete per 7 minuti, cosa vorrei che faceste? Vorrei che tratteneste tutti gli io sono che avete scritto e vorrei che sentiste ogni energia ed emozione dell'io sono quando lo dite. Quindi qualsiasi cosa abbiate scritto, leggetela. Dite, sono potente, sono sicuro di me, sono un eccellente comunicatore, sono amato, sono qualunque cosa sia, semplicemente sono.
Se non lo sentite al primo colpo, fate un altro giro e un altro ancora, finché non lo sentirete in ogni cellula del vostro corpo e non cominceranno a sorgere le emozioni. Perché questo passo è così importante? Perché l'amplificazione delle emozioni significa che le vostre vibrazioni sono allineate. Se volete accelerare le manifestazioni, aumentate le vostre emozioni. Quando aumentate le emozioni, indovinate cosa succede? Accelera l'attrazione perché la vostra frequenza vibrazionale diventa più alta. Dopo averla percepita, cosa dovete fare? Ok, per finire, chiudete gli occhi, tenete le mani, i palmi delle mani, sul cuore. E vorrei che vi prendeste qualche momento per visualizzare tutto ciò che avete appena detto. Lasciate che le vostre emozioni si scatenino e sentitele quasi come se steste vivendo quel momento proprio ora. Prendetevi 3-5 minuti per farlo. Quindi la pratica totale può essere di circa 10 minuti o qualcosa del genere al mattino e anche prima di dormire. Quindi due volte al giorno per i prossimi 21 giorni. Credo davvero che prima dei 21 giorni forse alcune persone in una settimana vedranno già alcune cose iniziare a manifestarsi nella loro vita e mi piacerebbe sentire la vostra storia di successo. Questo è ciò che sto dicendo salvando questo video. Inoltre vi prego di premere il pulsante mi piace se avete imparato qualcosa oggi. Se sei nuovo di questo canale e non l'hai ancora fatto, ricordati di premere il pulsante di iscrizione e il pulsante di notifica accanto. Concludiamo il video di oggi con alcune affermazioni molto potenti. Io sono abbondante e prospero o prospera in ogni aspetto della mia vita. Io sono pieno o piena di energia positiva e attraggo solo esperienze positive. Io merito amore incondizionato e felicità duratura. Io sono pienamente sicuro o sicura di me stesso, di me stessa e delle mie capacità. Io attraggo relazioni soddisfacenti e appaganti nella mia vita. Io sono in perfetta salute fisicamente, mentalmente e spiritualmente. Io manifesto la mia visione ideale per il mio futuro con chiarezza e determinazione. Io sono grato, grata per tutte le benedizioni che ricevo ogni giorno. Io vivo una vita piena di gioia, passione e significato. Io sono libero, libera di creare la realtà che desidero in merito. Io attiro abbondanza e successo in modo naturale e senza sforzo. Io sono circondato, circondata da energia positiva che mi sostiene in ogni passo del mio cammino. Io sono il creatore, la creatrice della mia realtà e ho il potere di cambiarla a mio piacimento. Io sono grato, grata per il presente e ottimista per il futuro che mi attende. Io emano fiducia, gratitudine e amore in ogni interazione che ho con il mondo. Buona manifestazione!